ricezione buona di Busto, che porta al primo tempo al servizio Jana Sherban. Zannoni, Boldini a cercare un ottimo attacco questa volta di Carletti. Micheletto, Carletti riceve, Boldini a cercare dall'altra parte Piva, che però non punisce. Allora Angelina sulle mani del muro, in qualche modo ci arriva Boldini rimandandola dall'altra parte, ci cerca l'attacco di Olivotto. Micheletto, la sua caratteristica rincorsa. Zannoni non benissimo, Boldini la deve inseguire, Piva prova ad aggiustare il colpo e tira fuori della squadra di Busto, quindi era più l'illusione che un effettivo sospetto. Ma qui esce Frosini, entra Boldini, doppio cambio ristabilito, è entrata anche Carletti, si torna a giocare. De Hog, sempre Carli De Hog al servizio. Micheletto, ricevuta bene da Carletti, Boldini a cerca dall'altra parte, che è tornata a Busto dopo una stagione a Casalmaggiore. Adesso sta trovando anche tanto tanto spazio qui. Prova l'attacco Guiducci, fermato dal muro. Sul servizio di Olivotto, Zannoni, Boldini di seconda, subito a dare un segnale forte. In A2 adesso ha seguito coach Sinibaldi insieme ad Angelina in Serie A1. Trento ha approcciato male il set e da quel 3-0 in poi, su cui è arrivato anche il time out di Sinibaldi, statunitense, classe 99, ex Stoccarda e Bielsko-Biala in Polonia. Qui attacco di Trento che non passa sul muro di Busto, che poi chiude un ottimo. Però adesso devono resettare e pensare al terzo ed entrare con la cattiveria mostrata nel primo parziale. Qui intanto si continua a giocare, potrebbe essere il punto del set. Bracchi non punge, allora Guiducci va a cercare Micheletto, la difesa di Zannoni, ci prova ancora Lualdi, la palla è ancora buona, deve attaccare senza equilibrio Mason, poi arriva dalla distanza Carletti, fermata anche lei, si cerca De Hog, la ferma Bracchi, la palla è ancora buona, Guiducci cerca l'attacco di Mason, coperto da Carletti, poi la palla è per Lualdi, la difesa di Micheletto, si cerca sempre Mason, la palla rimane lì, Mason bravissima. Il servizio affidato a Guiducci sul 13-24. Nastro, non viene ingannata a Busto, qui vuole troppo Boldini, esagera, vediamo se Mason punisce, no perché c'è il recupero in tuffo di Lualdi. Bracchi attacca questa palla, arriva il murone di Marconato. 15-11. Micheletto, buona la ricezione, Guiducci a cercare De Hog, Zannoni che tuffo per tenerla viva, poi Carletti fermata dal muro di Marconato. La sua caratteristica rincorsa, palla su Zannoni che riceve bene, Boldini a cercare al centro Lualdi. Ovviamente non sarebbero parole da pronunciare leggermente, visto anche il periodo storico. Però in ogni caso ci fidiamo della buona fede della squadra arbitrale, che in quel momento aveva l'audio aperto e stava ovviamente scherzando su una situazione di gioco. Intanto siamo 22-15 e De Hog spara una mancina sulla linea di fondo. Porterebbe la squadra di Busto a quota 14 in classifica insieme a Firenze. Sarebbe un salto in avanti non male anche per allontanarsi. Il servizio sul match point di Cesar. Nastro che non inganna Micheletto, Guiducci cerca proprio Micheletto, gran mancina, la palla tocca e il Taraflex. 24-19 prima. Adesso al servizio c'è Carli De Hog, in due sulla ricezione, ma ci pensa Falcova di seconda, di personalità, chiude il match, la UIBA vince 3-0.